Buonasera a tutti, ben ritrovati da Marco Grilli a Grilli per la testa su Radio Saiuz. Sono le 18.03, un'altra puntata ci aspetta. Abbiamo già in linea il nostro ospite per la serata. Poiché l'argomentazione è particolarmente interessante, non come dire, indugerò sui saluti come classicamente faccio, ma passerò direttamente la parola a Mirko Del Duca. Ve lo ripresento nel caso in cui ci fosse qualcuno di nuovo all'ascolto. Esperto Buonasera di reputazione. Ciao Mirko, esperto di reputazione finanziaria, oltre che consulente e referente per l'area finance di un paio di grossi nomi della grande distribuzione organizzata, sia a livello di elettronica di consumo che a livello di alimentari, che è l'ultimissima stella che hai aggiunto al tuo palmarès. Dopodiché sì. Creatore del format, vuoi dircelo tu? L'economia della reputazione. Molto bene, accreditato sì. Presso l'Ordine Commercialisti e sì. Quindi persona che è più che titolata. E basta, perché sennò... Facciamo, sì. Facciamo prosopopea, sì. Non è il caso, andiamo direttamente. No, se no ci soffermiamo sul titolo del libro, ma in verità il contenuto più succoso è il libro stesso. Esattamente, per cui io direi, visto che l'altra volta ci siamo lasciati con la promessa appunto di risentirci e riapprofondire l'argomento, sì. Vorresti farci un cappello introduttivo riprendendo l'argomentazione dell'altra volta su quello che riguarda la reputazione finanziaria e poi magari scenderemo in dettaglio. Sì, su quella che è il discorso centrale rischi, ok? Ah, ok, sì, benissimo, benissimo. Beh, allora, prima di tutto ti ringrazio Marco e ringrazio tutti per questa ulteriore opportunità, perché non mi sarei aspettato un riscontro così importante, e quindi per me è un piacere essere qui a raccontare altre cose riguardo proprio alla reputazione finanziaria. Beh, se non ricordo male, l'ultima volta, erano circa 2 mesetti fa, ci eravamo soffermati sul fatto che esiste una buona e una cattiva reputazione, e avevamo visto che la buona reputazione serve ad avere un migliore accesso ai finanziamenti che ci servono per realizzare i nostri progetti, i nostri sogni. E abbiamo visto che in questi ultimi anni sempre di più le aziende hanno avuto necessità di accedere ai finanziamenti, anche grazie o purtroppo a causa della crisi che tutto il mondo ha attraversato. Ecco che questa buona reputazione è un indice molto importante per le banche per continuare a erogare credito. Abbiamo parlato di come però tuttavia non basti un buon fatturato per poter avere una buona reputazione, ma di come le banche, nostro principale fornitore, magari dopo riprendiamo questo concetto, meglio, sì. Guardino non solo più alla quantità del fatturato, ma alla qualità del fatturato. Sì, perché non sempre, mi pare ne avessimo parlato, ma velocemente l'ultima volta, fare del fatturato significa guadagnare. Certo, sì, l'avevamo ecco fatto qualche una persona. Accenno. Mi ricordo, una persona che deve, tra virgolette, prestarti del denaro vorrebbe capire già da subito quale possibilità ha di rivedere il suo denaro. Ora, una banca, un istituto finanziario, un istituto bancario, prima di concedere del prestito, dei prestiti, vorrebbe vedere in quell'azienda, in quell'utente, una buona capacità di restituzione di quel debito. Senza vedere questo orizzonte abbastanza chiaro, ovviamente, si ritrae, significa magari non te lo concede o te ne concede meno di quello che chiedi e magari te lo concede a un costo, a un prezzo molto molto alto, perché chiaramente il rischio che sta correndo è un rischio, secondo lei, abbastanza ampio. Se non ricordo male, avevamo anche parlato di come, forse Marco me l'avevi fatta tu la domanda, come vedi le aziende, visto che le giri tutti i giorni, che sentimento c'è? E avevamo parlato che c'erano dei dati in crescita. Allora, siccome l'ultima volta mi avevi trovato impreparato sulle cifre, siccome insomma sbagliare errare umano, ma perseverare è diabolico, mi sono andato un attimo a documentare su quali fossero i numeri. E proprio uno studio di Confcommercio di questi giorni dice che insomma c'è una crescita dell'1,8,
Poi era il dato che sto leggendo, non è che li conosco a memoria, ecco, sto leggendo. Ma ricordo che l'avevamo già accennato l'altra volta, tra le altre cose, sì. Era il dato più o meno l'intorno i dati dell'export. Bravo, esatto, sì, c'era stato un piccolo calo nel mese in cui ne abbiamo parlato, ma per esempio l'export è al più 11,8. Ho arricchito il dato con un altro dato, secondo me interessante, che riguarda il numero delle aziende. Sono cresciute o sono diminuite? Ecco, sono diminuite dell'1,8%. Allora, quando, perdonami un attimo, quando parliamo di aziende, giusto per delucidare un concetto in maniera corretta, come hai sempre fatto anche nel corso della precedente trasmissione, ho ricevuto anche complimenti dai miei interlocutori anche più vicini per la chiarezza espositiva. Allora, quando parliamo di aziende... Pensa che a me hanno tirato le orecchie e poi ti dirò anche chi. Va bene, sì, ma questo lo vedremo penso in separata serie, magari in fuori onda, perché poi non vorrei volassero dei termini troppo forti, ad ogni buon conto. No, figure. Ad ogni buon conto, quando parliamo di aziende di che cosa stiamo parlando? Perché io ragiono sempre in termini di azienda secondo il concetto giuridico della stessa, articolo 2555 del Codice Civile, ma quando parliamo di aziende di che cosa stiamo parlando? Guarda, stiamo parlando, cioè la dicitura riportata da Confcommercio è il numero delle imprese attive. Ok. Ok? Quindi c'è dentro tutto. Okay, c'è dentro tutto, sono tutte le aziende. È diminuito nell'ultimo periodo dell'1,8%. Ora, dispiace per questo 1,8% ed è un dato che si somma sicuramente a dati che erano più pesanti gli anni scorsi. Certo. Ma quello che si sta verificando è che cosa? È che le aziende che sono riuscite a rimanere, a resistere, a riattrezzarsi per competere di nuovo sui mercati, oggi si dividono comunque una torta più importante. Paradossalmente un dato indicativo dice che se mentre fino al 2008 avevi 9 competitor e tu eri il decimo, oggi di competitor ne hai 5 e tu sei il sesto. Quindi paradossalmente nel momento in cui il mercato è ripartito, molte aziende si sono trovate con più ordini di quello che mai si sarebbero aspettati. Certo, perché chiaramente è sparita una parte della concorrenza e quindi... Esatto. Quindi perché vi dico tutte queste cose, perché le dico? E perché cosa c'entrano con la reputazione finanziaria? Ma semplicemente, primo, per dare un messaggio positivo, chi è riuscito a resistere oggi ha a disposizione più mercato. Tuttavia bisogna mettersi nell'ordine di idee di cogliere queste opportunità, okay? Ristrutturando, ripensando un po' l'organizzazione aziendale e arrivando e andando in banca, perché ripeto, il nostro è un sistema bancocentrico e il principale fornitore delle aziende italiane è la banca, quindi ristrutturandosi e strutturandosi per, tra virgolette, rendersi belli agli occhi del principale fornitore. Perché se c'è mercato e lo voglio conquistare, io non ho mai visto un'azienda che prima guadagna e poi investe. Prima si investe, si crede in qualcosa e poi arrivano anche i guadagni. Quindi bisogna mettersi nell'ordine di sintonizzarsi su ciò che desidera il mio principale fornitore, che è la banca. E la banca vuole vedere cassa, vuole vedere un indice di rapporto e comunque una condotta, una reputazione nei confronti del sistema bancario positiva. Questa la aiuta molto a concedere i prestiti che noi stiamo chiedendo. Certo. Per realizzare i nostri sogni e le nostre idee. Ora, la banca, tu mi insegni un soggetto, perdonami il piccolo inciso, sì? La banca tu mi insegni un soggetto del quale si vitupera abbastanza spesso. Per cui la banca è gli assunti comuni delle persone normalmente, e imprenditori in testa, che la banca comunque tu rubi sempre qualcosa. Se degli indigeni dell'Australia dovessero vedersi fotografare, direbbero gli stai rubando l'anima. Ecco, la media degli imprenditori e degli utenti della banca fanno lo stesso tipo di ragionamento nei confronti delle banche stesse. Allora, ma guarda Marco, ecco, quello che volevo chiederti è, secondo te, volendo non, come dire, esporre le cose solo da un punto di vista, ma guardando anche le cose dall'altra parte della scrivania, come si diceva una volta scolasticamente, la banca che cosa vede anche come atteggiamento da parte degli imprenditori? Perché spesso vediamo soltanto la parte negativa dal nostro punto di vista,
Ma che cosa vedono loro dall'altra parte? Guarda, la tiratina d'orecchie mi è arrivata proprio su questo punto, nell'ultima volta che ci siamo sentiti. E mi è arrivata da un dirigente di una banca al quale io ho detto: guarda che faccio questa cosa perché ho piacere che tutti sappiano che esiste la possibilità di un miglior rapporto banca-impresa. E lui mi ha detto: guarda Mirko, sei stato chiarissimo, ti faccio i complimenti. L'unica cosa che io avrei evidenziato di più, mi ha detto, è che spesso... nonostante tutti i difetti che abbiamo, che hanno le banche, okay, anche i clienti spesso ci portano, cioè non sono così trasparenti nei nostri confronti, perché magari ci portano dati non sempre attendibili, ci portano dati parziali, solo quelli che secondo loro noi vogliamo vedere, e quindi spesso noi ci sentiamo un pochettino trattenuti dal fatto che non sappiamo mai se i dati che l'azienda ci porta sono effettivamente quelli reali oppure sono un pochettino, come ho detto nell'ultima volta che siamo sentiti, make-upati. Cioè, ora, stiamo parlando in altri termini, stiamo parlando in altri termini di falso in bilancio. Detto proprio... Sì. Come guarda, io sai, non sono un estremista proprio di mio, nel senso che non so, sarà anche ormai che sto invecchiando, e oltre al bianco e il nero ho scoperto che ci sono anche le tonalità di grigio nel mezzo. Qualcuno mi ha fatto un libro con 50 sfumature, io non sono arrivato a tanto, sarò fermo a 2-3, ma sì, voglio dire, ho ancora tanto da imparare. È lì il piccolo particolare, quindi... perdonami, è che quel libro non parla esattamente di reputazione finanziaria, ma parla di altri tipi di giochi. No, ma questo è un altro discorso. Di altre cose, vabbè. Sì. Che comunque va bene, sono sempre piacevoli da sentire. Per quindi il del concetto cielo. È questo, cioè... Spesso anche le banche si trovano a ricevere poca trasparenza dalla persona che va lì a chiedergli un prestito, e questo per loro ha un peso. È chiaro che un po' se ne accorgono perché non sono stupidi, hanno tutta un'altra serie di dati, tra cui la centrale rischi, dove tra poco arriveremo, okay, che gli danno tutta una serie di informazioni in più che loro vanno a confutare con il dato che l'azienda gli porta. E chiaramente, Marco, mettiamoci nei panni di uno che ti deve prestare del denaro. Se tu hai la possibilità di controllare alcuni parametri e vedi che la persona che ti sta chiedendo del denaro te ne ha omessi alcuni o te ne ha un po', voglio dire, come posso dire, te ne ha conditi altri, sicuramente la tua predisposizione al rapporto non è di quelle positive. Vabbè, quindi se vogliamo chiedere trasparenza alle banche, dobbiamo anche essere in grado di darla la trasparenza. Per cui che il bilancio, come dici tu, non voglio dire sia falso, no, ma che voglio dire, per esigenze di bilancio, magari a volte l'utile sia creato spostando il valore di magazzino, questa è una cosa che succede abbastanza spesso, okay? Non è un falso, non vuole essere un falso in bilancio, si vuole solo evidenziare un utile di bilancio, un utile nel bilancio. Ma quell'utile, se poi non corrisponde alla creazione di cash flow, cioè della cassa, fino all'altro giorno forse serviva, ma oggi non serve assolutamente a nulla. Cioè io nel bilancio scriverei proprio dopo tutte le voci cash flow, cassa. Cioè è un dato che aggiungerei, perché è quello che poi alla fine dà la misura del business. Quanta cassa sei riuscito a creare? Alla fine dell'anno ha aperto il registratore di cassa, pagato i fornitori, ha avuto incassati i crediti, tutto, ha pagato tutto e incassato tutti i crediti o quelli che sei riuscito a incassare. Quanto è rimasto in cassa? Questa è l'unica domanda che dobbiamo farci quando ci approcciamo a qualsiasi azienda, sia che la valutiamo, tra virgolette, con gli occhi della banca, come sto facendo io, sia che la valutiamo, tra virgolette, con gli occhi dell'investitore che magari voglia fare il cassettista e voglia investire su un'azienda in borsa piuttosto che su un'altra. Ormai sono questi i parametri che valgono, tra virgolette. Ecco che una maggiore trasparenza nei confronti della banca va tenuta, così come dobbiamo pretendere anche maggiore trasparenza della banca nei nostri confronti nel momento in cui vogliamo capire e ci deve far capire cos'è che vuole da noi. Ecco, cioè, quali sono i parametri che usa per poterci valutare? Sì. Diciamo che l'utilizzo di alcune terminologie estremamente tecniche non è che aiuti la chiarezza. Per esempio, l'altra volta abbiamo parlato di credit crunch, abbiamo fatto anche una risatina perché somigliava alla macchina per fargli addominali, voglio dire, per cui sì. Ecco, qui mi dai un assist pazzesco, perché proprio su questi termini, in questi termini
esiste anche quella discrepanza, quella lontananza che c'è tra utente, cioè tra cliente e fornitore, dove per me il fornitore rimane sempre il sistema bancario, non la singola banca. Come ho detto l'altra volta, il fornitore delle brioche lo puoi cambiare quando vuoi, se non ti trovi bene, sappi che il fornitore unico in Italia è il sistema bancario, e quello che fuori dall'insegna ci sia scritto Unicredit o BNL conta poco. Quello che conta è la reputazione finanziaria che tu hai all'interno della centrale rischi. Quindi le banche si sono consorziate, adesso uso un termine magari non proprio precisissimo, hanno capito che per poter sapere con chi hanno a che fare dovevano crearsi un database comune dove scambiarsi le informazioni sull'utente, e quindi si sono creati questo bel database che si chiama Centrale Rischi, all'interno del quale attingere ogni volta che voglio avere un'informazione su un singolo soggetto, che sia colui che gli ha richiesto finanziamenti, che sia colui che magari un domani vogliono andare ad aggredire perché hanno delle offerte commerciali mirate per categoria merceologica. Quello che pochi sanno è che questa centrale rischi è fruibile, è accessibile anche dall'utente. Ora, io non posso avere la centrale rischi di un mio cliente perché voglio sapere se lui paga, mi pagherà. Quelle sono informazioni commerciali, viaggiano su un altro canale. Io posso avere informazioni su ciò che le banche dicono di me in centrale rischi, ma solo di me. Quindi per sapere oggi io chi sono per il sistema bancario, quindi prima di andare in banca a chiedere, sarebbe opportuno chiedersi, ma la banca nel momento in cui vado da lei a chiedergli qualcosa e si documenta su di me, che impressione ha? Come faccio a saperlo? È sufficiente. Guardate che questa informazione è gratuita, la sanno in pochi. Ok, ma non perché io adesso sto dicendo un uovo di Colombo, lo sanno in pochi, negli ultimi anni sempre più persone per fortuna, è sufficiente mandare una PEC, esiste un modulo apposta, dove tramite PEC io consulto e chiedo alla centrale rischi di darmi le informazioni che mi riguardano, che sono le stesse informazioni da cui attingono le banche. Quindi io all'interno di quella centrale rischi, quindi alla PEC mi mandano un PDF, consiglio sempre di chiederlo in PDF, e questo PDF mi arriva via PEC, sulla PEC da cui ho inviato la prima mail. Ora però, dove sta? Sì, c'è solo un piccolo... Non so se essere chiaro. Sì, sì, chiarissimo, c'è solo una piccolissima domanda che qualcuno si farà. Ma ciò che risulta da questo PDF in ritorno dalla centrale rischi, chi è in grado di leggerlo? Come si legge questo? Allora, cominciamo col dire che è un sistema che è stato implementato dalle banche per le banche. Certo. Ok? Ecco, quindi non è stato creato con un formato, tra virgolette, pro utente. Cioè, all'inizio era un'informazione che loro non pensavano di dover divulgare. Quindi se lo sono fatti in un formato che andasse bene per loro. Yeah. Ecco che se un cittadino normale attinge la centrale rischi perché vuole conoscere la sua reputazione prima di andare in banca a chiedere, okay, si trova davanti a un PDF che può avere da, che ne so, 30 pagine a 2000 pagine, perché poi dipende quanto è grande l'azienda e quante informazioni e quante operazioni finanziarie compie con ogni singolo istituto bancario ogni mese, si trova davanti a una serie di numeri, sigle, cifre che sono illeggibili. Sono illeggibili nel senso che a pagina 2001 piuttosto che a pagina 31 esiste la leggenda. Ma oggi, come oggi, nessuno ha il tempo di poter affiancare a ogni codice un significato, perché questo per un'azienda, ripeto, non per il privato cittadino, per un'azienda imporrebbe un dispendio di tempo esagerato, a tal punto che nel momento in cui hai finito di elaborare la tua centrale rischi, il dato di cui tu disponi è già vecchio. Certo, e immagino anche quindi, laddove l'area finanza dell'azienda sia comunque presidiata da persone competenti. Assolutamente. Ma guardate che l'area finanza delle aziende è una delle aree, ex area amministrazione, oggi un po' più area finanza, che è stata coinvolta di più nel cambiamento degli ultimi anni, nel cambiamento in cui la finanza ha preso il posto, è diventata più predominante dell'economia stessa reale. Okay?
Ecco che l'area amministrazione, che deve diventare sempre più area finanza, necessita di strumenti e paradossalmente negli ultimi anni poche aziende hanno investito in quell'area finanziaria, che è un'area strategica d'affari. Però induttivamente, se tu successo l'hai avuto negli anni producendo, perché il mercato ti chiedeva prodotti, è molto più facile che tu pensi che il nuovo tornio, piuttosto che un nuovo macchinario che produce di più e meglio quello che tu stai già facendo, sia il primo investimento da fare. È vero, è così, più fai, cioè meglio, più qualità crei con il tuo prodotto, più sicuramente puoi avere mercato, ma non devi dimenticarti che l'azienda è una struttura che non può crescere solo su un pilastro, perché sennò si sbilancia. Quindi non puoi avere un'azienda che investe solo nella produzione. Ci sono altre aree strategiche da fare che vanno supportate e oggi l'area amministrazione, la più evoluta, salvo rari casi, e per fortuna ci sono i pionieri, o meglio, le persone che guardano avanti e guardano le priorità e non l'urgenza, però sempre di più lo strumento più usato, adesso dirò una bestemmia nel senso informatico, ma è così, è uno strumento degli anni 80. Sai qual è, Marco? La calcolatrice. No, dai, un po' di più. L'Excel. Il foglio Excel. Ok? Quindi stiamo chiedendo a queste persone che lavorano in area amministrazione di andare in giro, adesso faccio un paragone stupido, con l'Audi 80, gran macchina, ok? Quando alcuni loro competitor, siccome hanno visto che c'è mercato, si stanno attrezzando e hanno comprato l'Audi A6 Road. Ora te puoi essere bravo a guidare quanto vuoi, ma le prestazioni, l'efficienza, la produttività di un Audi A6 non può essere quella dell'Audi 80. Credo ci siano delle sostanziali differenze, poi vabbè, qua entreremo, qua dovremmo entrare in considerazioni legate al mercato automobilistico e alla tipologia dei beni. No, vabbè, adesso questa era anche perché non so se tutti siano in grado, di seguirci nelle prolusioni legate ai veicoli. Però io capisco perfettamente il parallelo che hai creato. Ecco, dai, insomma. Diciamo che c'è una differenza quanti-qualitativa che è abbastanza importante, un salto evolutivo anche in termini, diciamo, produttivi. Sì. Poi vabbè, quindi volta lì erano attrezzare l'area amministrativa, bisogna dargli degli strumenti a queste persone, perché per quanto siano brave, ma la tecnologia oggi ti aiuta a essere veloce. Perché ciò che è cambiato negli ultimi anni nelle aziende non sono i cambiamenti sono sempre avvenuti e avverranno ancora sempre, per fortuna, okay? Perché sennò noi saremo ancora sugli alberi, ok? Il concetto è la velocità con cui avvengono. Oggi il mondo è molto veloce e se tu non sei altrettanto veloce perdi delle opportunità. Oppure se tu ti vuoi permettere di mantenere un certo tipo di velocità, comunque ti devi adeguare alle spinte tecnologiche che il mercato ti impone sostanzialmente. Sì, sì. È un mercato, come dire, tornando alla centrale dei rischi. Technology pool. Sì, no, la tecnologia non è tutto, perché adesso non è che è un mondo dove si fa solo tecnologia, ma dove la tecnologia può aiutare moltissimo. Può aiutare moltissimo ed è un peccato lasciarla fuori dalla porta. Tra i settori, che se ne dica, tra i settori trainanti l'economia in questo momento su scala mondiale, la tecnologia la fa ancora da padrona, nonostante piccole motivazioni. È quella che oggi crea vantaggio competitivo, che non è cosa da poco. Altra cosa è tra le crea altre vantaggio cose, competitivo. Che a creare vantaggio competitivo dovremmo spendere una parola verso la formazione e l'educazione. Cose che peraltro sembrano non essere più tanto in voga dal punto di vista aziendale, invece vedi che stanno tornando di moda, perché senza aggiornamento, senza conoscenza non è possibile portare avanti determinate politiche commerciali per quanto riguarda le aziende, ma anche di servizio per quanto riguarda tutto quello che è la filiera del servizio pubblico e privato. Quindi a maggior ragione bisogna correre alla stessa velocità. Ma guarda, la formazione è tutto, nel senso che se tu vuoi creare una grande azienda devi dare la possibilità alle persone che collaborano con te di diventare dei grandi uomini anche nel senso delle competenze. Senza quelle competenze, almeno la mia esperienza personale è che ogni volta che faccio un corso, e ne faccio ancora oggi e ne continuerò a fare, mi si aprono mondi nuovi, cioè la conoscenza mi ha sempre aperto
mi ha sempre fatto vedere qualcosa in più della realtà che guardavo io da solo, perché la conoscenza ti amplia l'orizzonte. E se tu non investi sulle tue persone e non gli ampli l'orizzonte, forse non ti potranno mai portare quel valore aggiunto che magari sono in grado di portarti. Ma che chiaramente se tu non gli dai la possibilità di vederlo, ecco, la vedo difficile competere su un mercato internazionale, tutto qui. Ecco perché è importante che però adesso... non vorrei uscire dal tema, ecco, no, infatti stavo ritornando spazio su 3.000 argomenti. No. Quindi la centrale rischi, qual è la problematica della centrale rischi? Che quando arriva, cioè quindi pochi sanno che è accessibile, quei pochi ancora di meno sanno che è gratuita, quei fortunati che riescono a leggere la propria centrale rischi, alla seconda pagina smettono perché chiaramente è di difficile lettura. Ecco che esistono tuttavia comunque strumenti tecnologici a supporto per la lettura rapida di questi dati. Bene, e io personalmente li uso tutti i giorni nel mio lavoro, perché anch'io non è che posso mettermi a leggere 3.000 pagine di centrale rischi di un possibile e di un potenziale cliente. Utilizzo anch'io la tecnologia per dargli dei dati e fargli fruire dei dati che siano per me comprensibili, e una volta che sono comprensibili per me riesco anche a spiegare e a farmi capire dal mio interlocutore. E quindi che siano fruibili naturalmente. Parlando di centrale rischi, tra poco arriverà il 25 di settembre, che cavolo c'entra sto 25 di settembre? C'entra nel senso che ogni 25 del mese le banche inviano alla centrale rischi i dati del mese precedente. Mi spiego meglio. Ogni 25 del mese, quindi il 25 di settembre, le banche invieranno alla centrale rischi tutti i dati che riguardano tutti gli utenti del mese di agosto. Dal 6 del mese successivo, quindi dal 6 di ottobre, quel dato è fruibile agli utenti. Quindi io il 6 di ottobre vengo a sapere ciò che le banche hanno detto di me nel mese di agosto. Questo crea ma una sorta non è che di uno svantaggio competitivo nei... sì, non è che uno svantaggio competitivo nei confronti della banca, perché anche le altre banche potranno accedere e potranno avere il dato nello stesso periodo in cui ce l'ho io aggiornato ad agosto. Certo. Ecco, esiste una modalità secondo la quale il dato, anziché aspettare il 25 di settembre, la banca lo deve comunicare subito. Quando magari ci sono già delle tensioni finanziarie sul soggetto, sull'utente, e le banche cominciano a vedere un comportamento, come posso dire, un po' irregolare di questo utente, nel senso che magari va a bussare ad altre 10 banche, voi sapete che spesso il semplice bussare e fare una richiesta viene comunque tracciato, a quel punto le banche non aspettano il 25 del mese per intervenire, per comunicare alla centrale rischi, occhio che qui c'è qualcosa che non va, ma lo devono fare immediatamente. Certo. Comunque nessuna cosa... Quella si chiama segnalazione inframensile. Sì, tra le altre cose tu hai detto, le persone probabilmente lo sapranno anche, no, non lo sanno, la maggior parte non si rende conto di questa piccola cosa. No. Cui, ecco no, perché è importante... No. Lo vedo nelle aziende piccole come nelle aziende strutturate. Sì, sì. Quindi chi è nel settore sa come aggirare determinati ostacoli, perché per esempio se parliamo di leasing, mutui, quindi che siano chirografari o ipotecari, ma, viaggiano in un modo. Ma sai Marco, adesso prendo spunto a un termine che hai usato tu, che era contestuale e andava bene nel contesto, ma non mi piace come atteggiamento, no? Girare. Qui non bisogna più aggirare l'ostacolo, qui l'ostacolo dobbiamo avere la forza di affrontarlo. Mm-hmm. Okay? Gli ostacoli vanno saltati, perché solo questo ti mette nelle condizioni di farti delle domande, di capire dove puoi migliorare, okay? E che cosa puoi fare per crescere, perché la banca è un mezzo, cioè il finanziamento è un mezzo per crescere, non è il fine della crescita. Okay. Aggirare, ecco, io lo vedo molto limitativo, ma lo vedo pericoloso come atteggiamento in un momento come questo. E qui ritorniamo al discorso fatto prima, dove effettivamente molte persone vedono la cosa solo dal proprio punto di vista e non sono in grado di comprendere quale sia l'altra angolazione dalla quale guardare la cosa, che
che aiuterebbe ancora di più a dialogare in maniera lineare e magari a parità di armi sostanzialmente. Sì, è proprio così. Guarda, l'hai espresso molto meglio di me, Marco, ti ringrazio. Cioè, proprio questo. Mi pare l'altra volta di aver detto questo proverbio cinese, no? Di mettersi nelle scarpe del tuo interlocutore per almeno 2 giorni. Cioè, è questo il lavoro che va fatto. Cioè, chiediamoci, prima ancora di andare in banca, ma la banca come mi vede? Che cosa vuole da me? Credimi che troverete da... no, ma prima di tutto come mi vede? E soprattutto cosa sta cercando in me? In me inteso come qualsiasi cliente. Cosa vorrebbe vedere la banca? Cosa ha piacere di vedere? Appunto, che cosa credimi, vuole non ha piacere di vedere dati che non sono veritieri. Ha piacere di vedere un'azienda che si sta strutturando per crescere e produrre cassa. Se io presto dei soldi a qualcuno, avrei piacere che quel qualcuno, okay, mi dicesse, guarda Mirko, la mia prima occupazione, non preoccupazione, occupazione, okay, è quella di crescere a tal punto da poterti tornare i soldi il prima possibile. E per fare questo ho già pensato di fare questo e questo cambiamento. È la stessa cosa. Sì. È la stessa cosa. Perché se io ho davanti a me un interlocutore che è anni che fa debito e ogni volta che crea una falla accede a un altro debito per coprire il buco vecchio, ma ne apre uno nuovo più grande, sinceramente dico, ma questo qui che credibilità ha nei miei confronti? È quello che quello che si diceva una volta, fosse l'operazione di consolidamento, che al di là dell'utilizzo del termine, che suona in un'altra maniera, era comunque rifinanziare il debito già aperto sostanzialmente. Quindi io invito alla trasparenza sia la banca, ma invito alla trasparenza anche gli imprenditori. Perché è un atteggiamento. E magari, ma come io dico sempre, nel momento in cui andiamo in una banca, okay, l'ottimale dovrebbe essere io imprenditore, ho individuato, grazie a delle persone che mi hanno aiutato, delle aree di non efficienza o di poca efficienza nel mio business. Okay. Le ho individuate e sono queste. Per risolverle mi sto attrezzando con questi strumenti, okay. Quindi una parte della liquidità cerco di recuperarla dalla mia azienda, l'altra parte di liquidità, siccome è un business plan di sviluppo credibile, okay, banca dammela tu. Cavoli ragazzi, ma così fluirebbe tutto alla grande. Vabbè, invece cosa facciamo? Noi ci sentiamo già perfetti, abbiamo bisogno di soldi, andiamo in banca, mi serve 1 milione, gli chiedo 1 milione. Voglio dire, io ripeto, mi metto sempre io nei panni, il cosiddetto cinese 2 giorni nelle scarpe, ma io sarei molto più portato a prestare dei soldi a qualcuno che mi dice, guarda Mirko, l'iniziativa secondo me ha necessità di 1 milione, mezzo lo metto io, mezzo te lo chiedo a te, perché so che ci stai giocando anche tu, ma se il finanziamento ti serve per continuare a prendere uno stipendio barra dei compensi, ma alla fin fine non mi fai vedere che stai facendo niente di nuovo, mi make up un pochettino il dato delle vendite piuttosto che degli incassi, sinceramente una bugia con le gambe molto corte, secondo me. Beh, credo che sia molto veloce adesso il riscontro della cosa, perché proprio perché abbiamo detto abbiamo detto che tutto si muove a una velocità maggiore, scorre a una velocità maggiore, di conseguenza anche le bugie hanno le gambe corte o il naso lungo, tutto quello che vogliamo, molto velocemente sostanzialmente. Quindi. Ma guarda che lo dico perché penso che questo sia uno dei momenti più favorevoli che abbiamo mai incontrato negli ultimi anni per crescere. C'è devo capire dove la mia azienda è poco dove è poco efficiente, se negli oneri finanziari, se negli oneri previdenziali, se negli oneri, sono una serie di oneri che magari potrebbero essere ottimizzati. Questo vorrei vedere io se qualcuno mi si presentasse a dirmi ho voglia di crescere come azienda. La prima domanda mi faccio, ma io primo dove posso migliorare quello che sto già facendo? Ecco, nella credibilità dal punto di vista dell'alimentazione finanziaria, perché così la potremmo anche definire, quando una banca ti giudica, possono accadere anche delle cose strane. Vediamo dal punto di vista dell'imprenditore, io non mi sono accorto, forse hai qualche esempio tu, perché io ricordo che mi hai raccontato qualche aneddoto che mi ha lasciato anche abbastanza perplesso, di casi che ti sono capitati, ovviamente non possiamo e non dobbiamo far nomi, dove per 5 euro di sbilancio
si è compromessa una posizione creditizia o qualcosa del genere. Sì, erano 5 euro di pass due. Il pass due è uno sconfino perdurante in conto per più di 90 o 180 giorni. Okay, quindi è una posizione abbastanza grave come penalizzazione in centrale rischi, come per la reputazione finanziaria, certo. Perché paradossalmente tu stai dicendo alla banca: io ho sconfinato da quelle linee che tu mi hai dato e non sono riuscito a rientrare nei successivi 90 giorni. Per 5 quindi euro. Per la banca, alias, certo. Ma su fatturati anche importanti. Ma perché questo? Perché questo succede, non perché non è capace la persona che stava gestendo, perché ragazzi 5 euro è veramente una banalità, ma semplicemente perché non c'era la cultura di monitorare costantemente la centrale rischi. Perché guardate, in centrale rischi ci sono anche degli errori che ogni tanto vengono fatti dalle banche, ma non, io non voglio essere quello che dice volutamente, no, ci sono degli errori. Ora, se una banca mi segnala per un erroneamente e lavoro con altre 6 banche, ok? Ragazzi, le altre 6 banche vedono quella segnalazione là. Se io non la correggo perché non frequento la centrale rischi, quella reputazione rimane macchiata. Tu hai voglia di dire che non è vero, ma in centrale rischi c'è. Quindi non è importante dire non è vero, importante è attrezzarsi per capire se esistono degli errori ed eventualmente porvi rimedio. Ma se non frequento mensilmente la centrale rischi, io questo non lo vengo a sapere, se non a distanza di tempo. Ma se quella segnalazione mi penalizza, se quella segnalazione mi penalizza lo score in centrale rischi, quindi va a inficiarmi il rating, quindi mi abbassa il rating, quindi mi si alzano i costi di finanziamento. Rating, cioè la mia reputazione, ricordiamolo, rating, cioè la mia reputazione. Non è che mi si influenza e ho pagato solo un maggior costo sulla banca che mi ha fatto un'errata segnalazione, lo sto pagando su tutte le altre 5 banche. Certo. Perché allora, un errore trascurato, perché voi dobbiamo pensare alla banca come un fornitore unico. Lasciate stare, io continuo a dire, l'insegna che c'è fuori, la banca è un fornitore unico. Sentimi un po', questo, dimmi. Siccome abbiamo posto l'accento anche sul discorso di cash flow, cioè sul flusso di cassa, ovvero quanto ti rimane, sì. C'è un curioso sì. Parallelismo che mi torna alla mente, ed è una domanda per te a questo punto. Così come il quantitative easing ha generato il flusso dei finanziamenti verso le imprese, cosa pensi succederà il prossimo anno quando, secondo quanto si dice, il QE terminerà, quindi il signor Draghi chiuderà i rubinetti? Ora, mi viene da ridere, scusate, perché la mia immagine di Draghi, al di là della figura istituzionale, e ben venga, e meno male che ce l'abbiamo avuto sto signore, ok, è quella di un pusher, nel senso, detto nel così. Senso di una persona che sì, mi rendo conto che è un po' forte, attento, chiedo scusa a Mario Draghi, non è questo, ma è l'immagine che mi si è creata, nel senso che grazie a lui ok, sono stati iniettati nel mercato liquidità incredibili, che io dico è stato effettuato un doping finanziario che è andato ad alterare la percezione della realtà a tutti quanti. Ok. Aziende che dal 2008 al 2011 si sono viste ridurre gli affidamenti o hanno avuto difficoltà ad avere i finanziamenti, negli ultimi anni le più solide da un certo punto di vista si sono viste chiamare dalla banca dicendogli: guarda, ho la possibilità di darti un finanziamento a medio lungo termine a un tasso irrisorio. Questo tipo di atteggiamento ha fatto calare l'attenzione a molte aziende su alcuni aspetti molto importanti. Nel momento in cui il buon Mario Draghi smetterà di buttare acqua nell'acquedotto, tra virgolette, quindi chiuderà i rubinetti, ecco, così non gli diamo del pusher, ma esatto, cominceranno a emergere, quindi la nostra percezione della realtà non sarà più influenzata dal doping, da quello che ci gira nel sangue, ma saranno i nostri occhi a questo punto a constatare la realtà. I dati veri emergeranno, e quei dati veri sono quelli con cui ci dovremo confrontare. Okay. Ogni tanto mi danno un po' dell'affamato, tra virgolette, nel senso che sono uno che si dà molto da fare, ma mi sto dando molto da fare perché so che la velocità con cui il mercato si muove, okay,
non mi dà molto spazio, perché nel momento in cui Draghi comincerà a chiudere i rubinetti, emergeranno le falle di molte situazioni. E lì o ti sei attrezzato per avere una buona reputazione finanziaria, o questi mesi di doping li hai usati per ristrutturarti, okay, e aggredire il mercato successivamente, o se no la vedo alquanto dura. Ricollegandomi al rating, penso che io, se fossi un azionista di una banca, okay, dovrei coprire con capitale proprio un eventuale aumento di capitale derivante da che cosa? Dal fatto che la maggior parte dei miei clienti abbia peggiorato nel frattempo il rating. Come spiegavo l'altra volta, voi sapete che esiste un coefficiente patrimoniale derivato da Basilea che impone alle banche di avere una copertura dell'8% dei prestiti che essa stessa fa. Qualora, okay, il rating di questi clienti peggiorasse, okay, quell'8% sarebbe in grave crisi, o meglio, potrebbe essere solo coperto dall'immissione di capitale proprio da parte degli azionisti. Quindi vi faccio un esempio veramente banale, stupido. Cioè, se un'azienda è un rating AAA, okay, per ogni 100 lire che io presto come banca a quell'azienda, devo accantonare mediamente, adesso sto un po' banalizzando, ma credetemi che i numeri non sono così lontani, devo accantonare, okay, 1,6 euro. C'è un coefficiente per cui deve essere moltiplicato, il coefficiente di ponderazione che deve essere moltiplicato per il requisito patrimoniale dell'8%. Ma se invece quel cliente nel frattempo è diventato una tripla C, cioè il peggiore, quasi, siamo quasi alla T di default, alla tripla C, le stesse 100 euro che gli ho prestato ieri che era una tripla A, oggi è una tripla C, anziché accantonare 1,6 euro, devo accantonarne 12. Mamma mia, un bagno di sangue. Ora, se io sono un azionista e il mio obiettivo è ovviamente guadagnare, perché vorrei ben vedere se fosse un altro l'obiettivo, mi preoccuperei. Cavolo, su un'azienda devo metterci 1,6 euro. Per investire su un'altra azienda molto più rischiosa devo investirne 12, ma voi dove andreste? Quindi quello che io vedo personalmente, Marco, quando questo doping verrà pian pianino, tra virgolette, sparirà e quindi emergeranno dati veri, la mia preoccupazione, quindi la mia essere affamato, il girare più aziende possibile per raccontargli queste cose e perché incomincino a fare prevenzione, la mia occupazione qual è? È questa. Cioè, ragazzi, fra un po' ci saranno aziende che avranno la coda delle banche fuori perché sono clienti tripla A e quindi tutte le banche vogliono lavorare con clienti così. E ci saranno aziende che dovranno pregare il direttore di banca perché vada a trovarle. Ma una cosa è certa, che le commissioni sia per le triple A che per le triple C cresceranno, perché le banche non possono continuare a non fare business sulla loro gestione caratteristica. Cioè, un'azienda non può stare in piedi se non crea cassa sul vero oggetto della sua missione. Non può fare business facendo trading, non può fare business vendendo televisori, non può fare business solamente vendendo polizze assicurative, deve fare business facendo la banca. E per fare la banca i parametri che vi ho detto sono quelli che vi ho appena citato. Sentimi, ora siamo in chiusura, quindi non potremo avere il piacere di continuare questa chiacchierata che dovremmo riprendere in un altro momento, quindi ti chiedo fin d'ora la disponibilità. Nel caso in cui nel caso in cui appunto la risposta fosse positiva e l'abbiamo avuta, potremmo cominciare a parlare anche proprio di discorso di Basilea, non dal punto di vista geopolitico, geografico, ma dal punto di vista finanziario e di altre cose che stanno emergendo anche in questo periodo. Dopo credo ci saranno anche interessanti novità dal punto di vista proprio della diffusione di questo messaggio che tu stai portando in giro, mi pare, no? Ok, sì. Vabbè, guarda, io ho avuto piacere, ti ringrazio Marco e ringrazio comunque tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare l'altra volta e di ascoltare anche questa. Mi piace dire le cose come stanno e cercare di spingere le persone a farsi delle domande. Ecco, perché quello che sta arrivando è molto bello secondo me, ma è bello soprattutto per coloro che sapranno mettersi in discussione.
Ecco, grazie per avermi rubato la battuta finale. A questo punto io faccio gli assist a te, scusami. Tu li fai a me e siamo a posto così, vuol dire che va bene così. E, è il motivo dopo per il quale... Dopo il pusher, niente, un'altra sì. Pacchettata, va bene. No, no, vabbè, non importa, ma ci sta. No, quando dico, scusami Marco, io ho detto l'entusiasmo mi fa uscire dai confini. Guarda, io la vedo da un punto di vista molto tranquillo, e cioè che quando l'interlocutore è brillante è un piacere, perché lo scambio diventa effettivamente più frizzante, o se preferisci riesce anche a rendere meglio alle orecchie degli ascoltatori, e spero prossimamente anche agli occhi dei video ascoltatori o telespettatori. E qui ho buttato una cosa. Detto questo, io ti ringrazio per la tua disponibilità e per la presenza in trasmissione. Spero con questo, che sempre tra serio e faceto, quindi anche con qualche risata, parliamo di argomenti seri, sì, e che dei quali non si sente proprio parlare, perché purtroppo sembra che il mondo, che comunque esige molta trasparenza, come tu suggerisci, facciano ovviamente gli imprenditori o gli interlocutori delle banche presso questi soggetti stessi, non capisca che una maggiore trasparenza gioverebbe anche a loro nel dialogo con i propri clienti. Detto questo, io sono in chiusura, sono le 18:49, mi dispiace dovervi lasciare ragazzi, ma anche per stasera abbiamo concluso la nostra puntata. Vi rinvio a martedì prossimo con altre argomentazioni, non vi faccio anticipazioni, vi abbraccio fortissimo e vi ringrazio per l'attenzione rivoltaci. Un augurio, una buona serata anche a Ugo Moreno, che ci ha assistito in regia. Ciao Ugo, grazie infinite. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, buonasera a tutti.